Siamo nel foyer del Teatro della Fortuna a Fano e il teatro è un luogo dove si raccontano delle storie e noi vogliamo raccontarvene una molto particolare legata al, al teatro, ma soprattutto a una famiglia e a, a un eh, negozio, una profumeria eh, che ha veramente una storia e una tradizione da raccontare. Allora, perché c'è una storia che lega a doppio filo il Teatro della Fortuna a un profumo. Allora, in questo caso, buongiorno a tutti, eh, in questo caso il profumo lega il teatro perché nell'antichità, eh, esattamente eh, i primi del Novecento, il nonno di mio marito Taussi, Ettore Taussi, eh, veniva in occasione di ogni spettacolo, prima di ogni spettacolo, a profumare il teatro. Eh, esattamente con un profumo che si chiamava Contessa Azzurra e mm, eh, veniva prodotto, oltre al profumo per la pelle, per le, diciamo, per le signore, venivano prodotte sigarette mm, profumate, talco e quindi con queste sigarette appunto il nonno di, di mio suocero veniva a profumare il teatro accendendole emanava così e era il classico profumatore per ambiente che oggi abbiamo certo. in tante forme insomma esatto. e inoltre dall'oggione con dei soffioni spruzzavano proprio il talco che cadeva sulla platea e profumava ulteriormente il teatro Ecco, questo profumo eh, ha una denominazione specifica, Contessa Azzurra, è un profumo che per l'epoca era un profumo innovativo. Sì, assolutamente sì, perché fino allora i profumi venivano mh, creati solamente con, profumi, eh, con eh, materie naturali. E il Conte Giuseppe Visconti di Modrone, che eh, sposò la nipote di Carlo Erba, famoso farmacista. Di quell'epoca e ancora mi pare che ci sia. E, si appassionò talmente tanto ai profumi durante poi i suoi viaggi a Parigi, insomma, diventò proprio una cosa per lui fondamentale e cominciò a creare questi profumi tornando in Italia. Però voleva qualcosa di innovativo, qualcosa di moderno e allora, anziché usare materie naturali, con i chimici della Carlo Erba, appunto, fece produrre delle, di sintesi delle sostanze esattamente uguali a quelle che trovavano in natura. In natura, in natura eh. cioè. e, e quindi, niente, dopo tante, tante prove, e, e venne fuori questo profumo che chiamò. Contessa Azzurra perché il nome fu dato poi da Gabriele D'Annunzio il quale era molto molto amico e, del, del Conte Giuseppe e il primo nome fu Contessa poi però D'Annunzio ci ripensò e eh, glielo telegrafò e gli disse di aggiungere Azzurra, ecco. questo in onore allo standardo dei, dei Savoia che era di colore azzurro Bene, allora... Eh... Insomma, se c'era una, una motivazione in più per venire a conoscere il Teatro della Fortuna e vedere tutto quello che viene qui eh, rappresentato, tra cui anche l'Elisir d'Amore che insomma, tra pochi giorni eh, avrà eh, il, suo, il suo debutto qui, eh, un motivo in più è conoscere la storia del teatro legata a questa performance che facevano i, 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 suoi, i, suoi, i, i suoi avi. Sì, sicuramente eh, era una cosa molto particolare. E unica probabilmente eh, sì. venire a profumare il teatro eh, per cui c'è sempre stato un, un trade union tra la profumeria e, e il teatro purtroppo è andata persa eh, dopo la guerra per via dei, dei problemi del teatro, ma eh, abbiamo provato durante una festa a riproporre questa profumazione con dei sacchettini, eh, con dei sali profumati e, ed era riuscita molto bene perché purtroppo incensi, sigarette e cose non si possono più usare per questioni eh, di sicurezza, per cui eh, abbiamo dovuto optare per un qualcosa di... E ci è venuta l'idea di, di riproporre questa, la contessa azzurra. E per celebrare ecco, diciamo un riavvicinamento tra la famiglia Tavussi e il teatro, che, insomma... il teatro che, alla quale voi siete legati a, doppio, a doppio filo. Allora, quindi ci sarà il debutto di questa nuova formulazione proprio in occasione dell'Elisir d'Amore. Esattamente. Abbiamo proprio voluto appunto rifare questo profumo chiamandolo La Contessa Azzurra. E tra l'altro la sera delle rappresentazioni, 12 e 14 marzo, con l'Elisir d'Amore, le signore avranno in omaggio eh, la Contessa Azzurra. Che noi stiamo testè eh sì, eh, sì. odorando con perché c'è un figuro alle nostre spalle che ci sta veramente irrorando di questa fragranza che essenzialmente racchiude la, la fragranza della contessa azzurra. È un se si può dire, se è un, flore... segreto. È un segreto. Ecco, sì. vedete, manteniamo questo prossima, alone di mistero, di di mistero eh. alimentiamo questo alone di mistero ed è giusto così, però se lo volete, come dire, provare, testare, dovete venire Attento a teatro. La sera del 12 o il 14, perché poi per tutte e due le serate le signore verranno omaggiate di questo profumo che tra l'altro è un profumo molto persistente e adesso cercano molto questi profumi anche unico poi certo. perché è proprio unico è unico cioè, solo, bisogna venire a Fano bisogna venire a Fano e all'Elisir d'Amore per constatare dal punto di vista allora sì. visto che insomma eh, questa presenza così eh, alle nostre spalle è così eh, attivamente presente. Ciao Giacomo. Ce ne sono più di una. <ride> Lei... <sovrapposimente ride> chi, chi è? Ma io sono l'artefice di questo teatro. Io sono Giacomo Torelli. E io alleggio ogni volta, io vedo tutti gli spettacoli del Teatro della Fortuna, tutti, nessuno escluso, dal più piccolo per i bambini. Fino alla prosa, quella più straordinaria, più, più bella, e alla musica lirica, ai concerti, al balletto, qualsiasi cosa. Io sono sempre qua. Sono qua. Sono il teatro della fortuna. Ecco, a aleggia eh? naturalmente la figura di Torelli. Allora. Io devo solo dire ecco, ringraziamo la famiglia Taussi e anche la BCC che in questo caso ci aiuta a regalare a tutte le signore le due serate del 12 marzo e del 14 alle 20.30 quando inizieranno gli spettacoli, questo profumo realizzato proprio apposta. Ne sono felicissima, li ringrazio. E anche questo è teatro. Ecco, anche questo è teatro, noi abbiamo messo in scena questa piccola pantomima, ma per raccontarvi una storia e per regalarvi un momento anche della tradizione del Teatro della Fortuna che si impersonifica anche attraverso la rappresentazione di un profumo, la realizzazione di un profumo, di una famiglia legata a doppio filo con il teatro e anche di colui che insomma ne è l'artefice. Quindi più di così penso che vi abbiamo dato e speriamo di darvene ancora tanti spunti per venire al Teatro della Fortuna. Posso ringraziare comunque sì. Katia Amati eh, che ci ha dato proprio l'opportunità di rifare questa meravigliosa cosa. È un regalo che facciamo alla città, per questo siamo contenti. Questo. Benissimo, e penso che la città ve ne sarà grata. Venite a vedere l'Elisir d'amore. Ecco.